Tantissimo, è assolutamente una dichiarazione di intenti, e soprattutto alle donne, come dici tu, serve una grande quantità di coraggio, ma non per fare chissà quali grandi cose, semplicemente per avere la direzione verso se stessi e concedersi quella libertà, cioè concedersi la libertà di essere se stessi, soprattutto in questo periodo storico, è forse la forma più grande di libertà che possiamo avere, e a maggior ragione le donne. Di conseguenza sento che Controvento mi ha insegnato proprio questa cosa qua, mi ha reinsegnato, perché poi è strano che esca da me, ma torni a me come un insegnamento, questo bisogno di avere il coraggio di mettere in pratica quella libertà che vogliamo avere, di essere semplicemente noi stessi, noi stesse. Diventa un privilegio che noi stessi non ci concediamo certe volte, perché nessuno ci toglie la libertà di essere noi stessi. Siamo noi che piano piano ci amalgamiamo a un ideale di normalità di cui poi non sappiamo bene l'entità e non sappiamo bene cosa sia questa normalità, però tutti cerchiamo, e la società soprattutto, la quotidianità ci spinge a normalizzare tutto, a standardizzare tutto. L'idea di invece dire, aspetta un secondo, ma io sono davvero questa cosa, e soprattutto era questa la cosa che volevo per me sin da piccolina, mi sognavo così, mi volevo così. Credo che si impari ad avere il coraggio di andarci, cioè arriva un punto in cui cadere, se provi a volare, non ti fa paura. Sbagliare, se provi a provare, non ti fa paura, o se anche ti fa paura, dici, ma da qua ci devo passare, altrimenti rimarrò sempre in quella via di mezzo che non mi rende felice. Non è casuale, è una cosa che è venuta spontanea nella scrittura. Devi sapere che Controvento mi è uscita di notte, e tutta intera praticamente. Di conseguenza, evidentemente era qualcosa che io già dentro avevo e che è uscito prepotente. Perciò, quando ho messo giù i primi tratti della melodia con già le parole sopra, ho notato questa cosa. Quando parlavo delle cose che non ho fatto, dei ricordi che non ho perché non ho avuto il coraggio di vivere certe cose, mi sono resa conto che parlavo al passato e con una negazione. E allora ho amplificato questa cosa, non mettendo mai più quella negazione al presente, se non dicendo non me ne frega niente. Mi fa piacere che sia arrivata questa ricerca. Devo dire che mi ha fatto molto piacere, insieme a Gianmarco Grandi, che è la persona che ha prodotto con me la canzone, mi ha fatto piacere dover fare a meno di uno dei miei pilastri da sempre, che era la chitarra acustica, per poi tornarci sul finale, ma abbiamo voluto costruire l'arrangiamento facendo a meno di questo appoggio che la mia voce ha sempre avuto nei miei dischi. E questo perché volevamo sperimentare il più spazio possibile attorno alle parole, alla melodia e al suono della mia voce. È stato come tuffarsi da un burrone per me all'inizio, perché mi sono trovata nel vuoto, non avendo un supporto così importante come l'acustica. E invece devo dire che è stata una bellissima sorpresa il risultato. Ma sai, viviamo in un momento storico in cui casomai si cerca il vento per andare pro vento, cioè in modo che ci aiuti, e decidere di fare la cosa contraria è proprio una scelta. Cioè, magari è un po' più scomodo viverlo perché è più difficoltoso, ma io credo che ce ne sia tantissimo bisogno e che l'arte abbia proprio questa, un po', come dire, questa responsabilità. La musica, ma ogni forma d'arte ha sempre dato spunto in ogni momento storico per un qualcosa che poi ha cambiato. E le abitudini, e noi siamo davvero abituati a rimbambirci di fronte a quello che ci dicono di essere, che faccio così perché mi viene in mente un telefono fondamentalmente. E io questa cosa ho detto no, ma ho detto no, non perché voglio essere contro a tutti i costi, ma perché la mia necessità in questo momento è diversa. Quando si allineeranno, ma per me sarà comunque autentico, non ci sarà problema. Io credo che poi le donne abbiano in questo una
non dico una responsabilità, però un compito maggiore, come dire, un monito a se stesse di tenere bene dritta l'attenzione su cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene di tutto questo vento, tutto uguale, no? Sai, io credo che le canzoni che mi hanno cambiato davvero sono quelle che mi hanno dato qualcosa che in quel momento magari era anche un po' scomodo, ma che poi mi è rimasto dentro mi è servito, mi è rimasto perché è stato importante, perché mi ha dato un contenuto diverso da quello che trovavo ovunque. Il primo lockdown per me è stata una costrizione verso me stessa, nel senso che non avendo, io ero abituata a viaggiare molto per attingere un po' dalla realtà, chi scrive un po' rubicchia la vita in giro per il mondo, almeno nel mio caso era così. E la costrizione in un appartamento a Milano, che era davvero, come dire, una delle zone rosse più sostanziose, mi ha costretta a guardarmi dentro inevitabilmente, perciò a trovare quegli stimoli che ho sempre cercato fuori dentro di me. Non a caso le mie ultime tre canzoni parlano di consapevolezze interne, non di rapporti con l'esterno. La seconda parte però della pandemia ha iniziato a pesarmi tantissimo perché è vero che poi noi troviamo le nostre risorse interne, ma abbiamo anche bisogno di sfogare, per esempio la mancanza della musica dal vivo, di poter cantare a squarciagola insieme a qualcuno che è felice per il messaggio che gli hai mandato, e perciò tutta quell'energia che ti torna, per me è stata davvero una mancanza pesante. È un ritorno, come dire, incredibile. Tutta quella mancanza è come se avessi preso un elastico, tira, 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 tira e poi boom, una cosa meravigliosa. Quel tipo di palco nell'Arena di Verona e con quell'artista lì, insomma, una grande cosa. Ma più che solo le mie parole, proprio le mie canzoni. Sì, ce ne sono parecchi, devo dire. Mi piacerebbe scriverci insieme, questo mi piacerebbe scriverci e cantarci insieme, perché devo dire che il linguaggio sta cambiando, il modo di parlare della realtà nella canzone e anche di cantarlo sta cambiando, e perciò mi piacerebbe molto mischiarmi con questo nuovo modo. Questi sono canzoni che faranno parte del mio prossimo disco, il mio terzo, e sto ovviamente pensando a tornare dal vivo perché, come dicevamo prima, mi è mancato troppo e non vedo l'ora.